Ci rincontriamo ancora una volta nella nostra bellissima Let's vanilla con nostro compadre Pablo. go, Ski. E rieccoci. Quest'oggi abbiamo una grandissima novità che è la farm di ferro. Il Esattamente. funzionamento è molto semplice. Allora, lì sotto c'è un golem, cioè sì, c'è un golem, ci sono due villager e uno zombie. Dato che c'è un mostro e poi anche i letti, dato che c'è un mostro accanto ai villager, spawna un golem più o meno lì, che attraverso il flusso dell'acqua va in questa zona qua della farm, brucia e lascia il ferro dentro gli hopper. Infatti, Esattamente. qua ci È sono nella 16 di ferro e cassa. due fiori. Infatti, Due fiori importantissimi da menzionare, però va bene così. questa è una farm di fiori, non di ferro. Esattamente. Obiettivo di oggi trovare i diamanti. Quindi cerchiamo di trovare una caverna, allontaniamoci molto da qui che fa schifo un po' come bioma. Scrivo le coordinate in chat così non ce le dimentichiamo, però adesso iniziamo ad incamminarci per bene. Quindi coordinate di casa sono meno 68, 127, 29. Meno 68, 127, 29? Sì, dai, va bene così. Ok, meno 27 e 29, Esattamente, bene, così adesso siamo sempre salvi. Arriva la notte, quindi andiamo a dormire e poi ci incamminiamo, va bene. Non ho ok? le enderpearl, vabbè, fa niente. Wow. Ah, non è ancora notte. Non è ancora notte, eccezionale. Eccezionale, davvero strabiliante. Oh, è notte, Ok, è vai. notte. Su. Sì, vai, allora andiamo subito a cercare questa bellissima caverna. Se non dovessimo trovarlo entro un tempo breve, facciamo un bel tagliozzo pazzo pezzo pizzo e ci Esatto, vediamo dopo. e ci vediamo dopo. Quindi, Direi di esplorare qua, andiamo. stiamo insieme perché non voglio perderti. Io lì vedo Esatto. qualcosa. Sì, non sono molto sicuro, però voglio Ok, qua non vedo dar nulla. fiducia. Aia, Quindi aia, nulla. le... aia, aia, ma do un cuore. Comunque sì, qua c'è qualcosa. Sei? E niente. Coffee, qua c'è qualcosa. Where? È una di quelle caverne un po' fatte male, Ah, ti ho però. visto, vabbè. L'importante è Quelle che ci sia sotto le qualcosa. La montagne. cosa migliore sarebbe trovare sai, uno di quei varchi. Sì, Tipo. ecco qua magari sotto sotto c'è solo del carbone, magari riusciamo ad avere Ma io non ti fortuna vedo qua più di il sotto. nome. Prima te lo vedevo, ora non ti vedo più. Mi sono avvicinato. Ah, Bene. Ok. eccoti. Se no facciamo un Come Minecraft visto là non teleport c'è e niente. andiamo sotto l'acqua. No, aspetta che qua forse c'è Qua qualcosina. Vai e c'è un creeper, mi sa. Non farlo esplodere. fallo esplodere e copriti le gambe. Non riesco ad attaccarlo. Fallo esplodere e copriti. Vabbè. Ok. Fallo esplodere. Due scheletri. Scommettiamo che. What? Perché hai l'armatura nera? Morto. Io? Io mi vedo a Ah, posto. è un bug della brightness. Bug visivo? Eh sì, è della brightness, perché mi sono messo la texture pack della brightness. Perché si vede molto meglio in caverna ed è comoda. E ora si è tornato normale per aver piacciato la torcia, ma ora sei buio perché praticamente, cioè, la La texture pack funziona solo con torcia mi ha spinto male. l'ambiente e non con i player, quindi l'armatura è scura, non è. Perché non è illuminata. E lì io vedo, non vedo più nulla. Infatti vedete, ora sta tornando bianca. Faceva un po' schifo. Dai, metti l'acqua e Cos'è scendiamo. successo al tuo microfono? Era esploso. Sì, vabbè, piazza l'acqua. Vai, togli l'acqua. Ho detto togli l'acqua. Bene. Andiamo. Andiamo in quella direzione. Ok, Ma è Coffee. assurdo che tutto questo capiti da questo secchio qua. Sì, infatti.
Vai, andiamo, andiamo. No, facciamo quel trick che non è neanche un trick con le porte, te l'ho detto. Ma guarda che montagna! Oh, io ho visto qualcosa lì, forse. Sì, ma lì c'è sicuramente qualcosa. Cioè, in queste montagne c'è 100-100 qualcosa di figo. Pablo, vieni qua. Va bene. Vediamo. Non vedere. Ok, qua dovrebbe esserci qualcosa già di più bello. Sono confidente, cioè... È difficile non essere confidenti qua, insomma. Non dovevamo essere confidenti. È un canyon che porta al nulla. Ecco. Bravissimo, Kubla. No, non è detto che porti al nulla, sai? C'è del ferro, ma abbiamo la farm. Carbone. Già di sì, che è un ferro. Un ferro che porta al nulla. Dall'altra parte abbiamo visto, dietro l'acqua, se c'è qualcosa. Non c'è niente. Ma dai... No, ma dai, qua c'è sempre... Qua c'è spesso... In queste cose c'è sempre qualcosa, non è che c'è spesso. L'entrata, esatto. Sì. Dai, qua c'è una pianura, dovrebbe essere più semplice. Sì, sì. Ma tutte cacate abbiamo trovato fino ad ora. Oh, che bello. Controlla... un portale. Vado io e tu intanto controlla, poi mi dici le coordinate. Ok. C'è della lava random. Cosa c'era nel portale? Quanta lava c'è, se ti può fare il portale dalla lava. Mi sa... No, non basta. Ma neanche domani basta. Però vediamo quanta ossidiana c'è. Uno di ossidiana. Ma faceva un schifo sto portale. C'era una campana e delle gold nugget. GG. Ho trovato una caverna simile a quella vicina a casa. Dove sei? Ma... Cosa stava succedendo? Prima la guardo un attimo io. Conviene? È acquatica, soprattutto. Vabbè, facciamo le porte, come ti ho detto. Devi pensare che le cose acquatiche hanno sempre uno sbocco, che non è il vomito. Dai, allora... Andiamo a prendere del legno. Se le coordinate sono 417 70 meno 44. Oh, Giovanni, fare una cosa qua era bellissima. Giovanni, neanche Giovanni. Ho trovato una mela. Io non ho trovato una. Comunque, poi dopo faremo anche un video dove vi introduciamo un pacchetto mod che ho creato io, che lo stiamo utilizzando per un server privato, però se volete potremo poi farci, cominciando da capo, se volete potremo farci una serie molto difficile, molto, almeno per noi che non siamo Ciccio Gamer 089 su Minecraft, cioè difficile. Non saremo solo noi due. È un... Sì, perché nel mondo privato siamo in quattro. E uno già ha consentito a magari fare un video o più. Altro no, perché è timido. E... Praticamente... Dovremmo riuscirci, cioè non c'è nessuna complicazione. Vabbè, direi che ora facciamo un bel taglio, perché mi sono rotto le scatole a cercare così, e perché poi il video dura troppo e abbiamo solo cercato in pratica. Quindi facciamo un bel taglio e niente, ci vediamo dopo. Esattamente. Finalmente siamo in questa meravigliosa caverna. Esatto. Io sto rincorrendo un pipistrello, scusa. Voglio cercare di ucciderlo. È incredibile. Che ora lo freccio di brutto. Scappa un casino. Lascialo stare, ma poverino. Oh, l'ho preso. Poi è imprevedibile. Vabbè, va con il bagno. Spiegato la con la Comunque, fetta, l'obiettivo di oggi è una cosa. Che non è certo rincorrere i pipistrelli, ma... È zitto. Ok, scusami.
Oh, la bislazzo lì servono per gli incantamenti. Oh, è morta. Ok. Uno, giusto così. Sofì, non dobbiamo rincorrere i pipistrelli, guagliù, che cosa fai a... C'erano 12 lapis... Ma che cacchio... Ok, altri lapis. Porca miseria, bibidi-bobidi-bu. Allora... qua la caverna si addentra nei meandri del terreno. Posso farti una domanda? Dimmi tutto e fai un... Dove Min Bip sei andato? Ah, ok. Ma va, mamma mia. Oh, se abbiamo... ma guarda! Aspetta che mi rigenero de vita. Distruggo i creeper. C'è una mineshaft. Quello non l'ho distrutto. Ho scoperto le ametiste. Bravo, ma c'è una mineshaft. Miseria, che botta. Perfetto. Allora io scendo. No, ti immagini, beccavo l'unico blocco che c'era in mezzo a tutta quest'acqua. Esatto. Guarda, un carrello. Oddio. Due lingotti di oro, una name tag. 24 torce e 4 binari che non prendo perché è un po' uno schifo. È un po' uno schifo veramente. Dai, dai, sti diamanti. Navica bula, magica bula. Qua ci sono altri lapis. Aspetta, però dobbiamo andarci insieme. Miseria. Diamanti! No, tu non hai capito come li ho trovati. C'erano i lapis, li ho rotti, sono caduto perché c'era un buco. Dove sei? E là c'erano i diamanti. Dove sei? Sei dentro una piccola caverna? Hai scoperto l'ametista. Ah, ma sei qua, quindi. Vieni, sto zombie come rompe. Io non ti voglio picchiare, zombie, ma tu sì. Ma dove sei? Sei nella mineshaft? Sì, all'entrata. Un'altra entrata di quello dove c'era l'ametista? Esattamente. Ok. Ma sei andato in quella sopra o in quella sotto? No, io sono uscito poi dall'ametista. Ma lì vicino c'è, appunto, un'esplosione eccezionale. Sono stato io. Dove sei? Mi devo tippare? Non voglio fare... No, ti vedo. Mi vedi? Salve. Qua sotto c'era un diamante. Vieni. Così mi dà l'achievement. Oh, che bello, un diamante solo. Ah, che troviamo la... Andiamo ancora più sotto, proprio voglio addentrarmi nell'infinito. Ok, io sto esplorando la stessa zona ma da sopra. I diamanti, abbiamo i diamanti al secondo episodio di questa vanilla. Ho trovato un'altra mineshaft, vieni qua da me. Bene. Aspetta che sto esplorando il sopra. Dobbiamo stare insieme però, Pablo. Ma se ci dividiamo in due, secondo me facciamo prima. No, però, cioè, siamo insieme in questo... Ti ho visto. Bravo. Questo è il carrello che hai preso tu. Dietro c'è uno zombo. Uno zombo? Dov'è lo zombo? Vado a prenderlo. Prendilo. Ma è scemo sto zombo. Sì. Caro, bravissimo. Andiamo qua? Dai, mi dà un po' fastidio sta texture buggata comunque. Mi sa che me la tolgo la... Brightness. La brightness. Ma sì, ma modifica le impostazioni di Minecraft e metti la gamma a 100. Dopo lo faccio. Pablo. Anche se a me non funziona ho adesso. Ho scavato due blocchi completamente a caso e c'è il continuo della miniera. Perfetto. Porca miseria, un ragno velenoso che però non avvelena senza un motivo chiaro. Boh, ti decide di essere alternativo. Fatti pungere 3 volte, così muore sto bastiano. C'è un carrello. Siamo, okay? Io sono molto curioso. Meno 47, tra un po' arriviamo i diamanti. Mancano 10 blocchi.
Meno 47, sì, i diamanti si potrebbero pure già trovare. O meno 59 si trovano i diamanti. O meno 57. Sì, non però queste altezze già comunque potrebbero essere buone. Vabbè. Una volta ho trovato i diamanti a meno 12. Però era sì. Minecraft 1.12. Ci siamo persi di nuovo. Ma niente, dimmi le coordinate che vengo io da te. Sto esplorando un po' la mineshaft così. Dimmi le coordinate che vengo io da te. 524 meno 46, 32. Ma siamo uno sopra l'altro, siamo. Io sono a 524 meno 16 meno 23. Perfetto. Quindi siamo è... molto più. Quindi tu sei più in basso. Ah. Uh-huh. Sto scendendo io da te. Poi cos'è che hai detto? Nulla. 532. Ah. Meno 524 meno. No, meno. Aspetta che non riesco a piazzare la torcia. Altezza? 54 meno 54. No, meno 42. Ah. E continua a salire, c'è cioè uno sbocco. Che non è, ricordiamo, il vometto. Aha. Ti vedo. Dai sti diamanti. Dove sei? Su. Oh, eccoli, li ho chiamati. Ma Dio santo però, cioè, non ti trovo. Ce ne sono due, tre. Ok, porta le fatto. Sì. Quindi il prossimo passo, armatura in diamante, che nel prossimo video probabilmente vedrete, perché noi non ci siamo permessi di cercare il diamante senza che l'avessimo trovato nel video, per essere legit. Ma dove sei tu? Coordinate. Che coordinate ti devo dare? Diamanti. Quelle di prima più o meno. Bravo. 615 meno 29, 49. Sono un zombo, ma non è niente. Facendo meno. Aspetta che sto salendo ancora. Poi c'è il fuoco. No, sa, cioè, vabbè, ho trovato il materiale più raro di Minecraft. Cosa? Il carbone deep slate. Ah, può sì, è vero, c'è una rarità assurda. Su 7 livelli. Quando? Su 7 livelli può nascere. E l'abbiamo trovato. Si gode. Comunque, finito le torce a casissimo. Ne ho altre 32. Ok, qua è finito. No, a parte il screenshot. È anche bellissimo da vedere. Sì, ma è strano, è che è bellissimo. Ma ste bacche tipo dorate, ma a cosa servono? Non... Io ho provato a mangiarle. Ma ti fai di cocaina? Non diciamo queste brutte cose. Ma dove... Le glowberries. Ah, ma si mangiano, è un cibo. Barche dorate. Io non tipo da te perché non è possibile. Per... Fai pure. Io sto scalando il monte Everlust. Eccoti. Ciao. Voglio la guida che fai prima. Ah. Oh. Ecco, buildi, poi dopo non c'è spazio e cadi. Ecco, guarda, mi tappi in faccia. È quello, costruisci scavi che dopo non c'è spazio. Dice della Stones, che non è il difensore centrale del Manchester City. Ma io ho ancora le coordinate attive. GG. Ma è vero, ma si può fare... E il tacchete.
Sei sicuro che ci sia qualcosa? Cioè, siamo sicuri che ci sia qualcosa di interessante qua? No, però stiamo cercando di risalire. Guarda, sì, c'è... Siamo... Vabbè, parami tu, tanto. Un bello scheletro che mo ci spara. Tranquillo, io non ho paura. E io l'ho ucciso. Vuol dire che neanche tu hai paura. Che? C'è qualcosa sicuramente. Guarda, io sono qua nella Bootcatowns. Sì, sì, abbiamo fatto bene a risalire il monte Everlast. No. Aia. Godo. No, ti sei salvato. L'ho placciata, sì. Anche se non si moriva, però. Lapis, Kakis, va bene. Dobbiamo cercare una... quella del... Del Warden. L'Ancient City. Ma tu sei un pazzo. No. Curioso. Guarda che con metodo ci ce la fa. Basta non fare rumore, ci facciamo una farm di lana. E qua ci sono arrivata anch'io. Vabbè, sì, farm di tappetini in questo caso c'hai ragione. Carburante. Cosa c'entra? Ah, volevamo fare una farm di tappeti, che è veramente una cosa easier. Ci basta un pistone, slime, block, che sono molto facili da fare, dei repeater della redstone, che io ho 9 di redstone. Sì, si sfrutta un glitch del gioco, tra virgolette. Sì, ma vabbè, però, cioè, con è una farm molto facile di... Fatta benissimo, io ho un problema con gli scalini di blocchi. Pensavo di aver trovato un altro pezzo di carbone. Dobbiamo avere una cosa con silk touch, con in italiano tocco di velluto. Oh my gosh. E quindi dove andiamo? Oh, io sto un attimo facendo un parkourino. Abbiamo 4 diamanti per ora. No, io ne ho 2. Ah, ok. Io ne ho 3, quindi ne abbiamo 5. Quindi io mi faccio la spada e tu ti fai il piccone. Sì, vabbè, mi sembra per lo... ora, cioè, no. Poi dopo avremo tutte netherite. Vedo una bella caverna. Ma dove sei? Siamo sempre divisi. No, tu sei andato poco sopra di me. Devi riscendere giù. Vai, continua in quella direzione, stavi andando bene. Vai dritto. Eravamo a 10 blocchi di distanza. Peggio per lui. Dov'è che dobbiamo andare? Hai ancora le porte? Qua. Cioè, dammi le porte. Anche, vanno bene anche 15. Infatti è quello che ho fatto. Bravo. Io vado in codesta minieronzo. Ah, ragazzi, se volete sapere come facciamo a creare un server Minecraft totalmente gratuito, poi faremo un tutorial. Ci sta a fare un tutorial. Possiamo fare un tutorial dove parlerò io perché sono più bravo di Poffi. Sì, ovvio, cioè, non fai cagare proprio. No, esatto, ho imparato circa 3 anni prima di te, quindi. Ma vabbè, sai com'è? Però 3 anni fa giocavo a Xbox. Chi se ne frega. Facevo i server per Java e non li usavo, però li facevo. Ah, che geniale. Esatto, sì, mi piaceva farli. Ah, sono tornato nel punto dell'ametista io. Vabbè, quindi se volete un tutorial è molto semplice. Vi inizio a dire che ho finito le torce. Vi inizio a dire che il nome del sito che si usa è Aternos. Se volete facciamo anche un video del tutorial di come mettere le mod, ma vabbè. Sì, come fare un server moddato. Cioè, ma è facile come metterlo. Penso un server moddato, come mettere le mod. Oddio, saperlo far tutti è un parolone. Vabbè, però la c'è chi lo sa, chi ha Minecraft. Sì, certo, ma c'è chi ha Minecraft Java non lo sa fare e si perde grandi opportunità. Poi c'è chi glielo propone e ti dice ma no, ma quello perché magari ha visto 3 mod in croce che non gli sono piaciute, allora appunto, non abbiamo bene in previsione di fare una meravigliosa serie degli SCP. Ah, degli SCP no, non l'avevo detto. Non è sicuro, ma
abbiamo l'opportunità. Basta che per Eternos ci sia appunto la mod degli SCP, quella bella, e a quel punto basta che voi ce lo dite. E, diamanti, senti, è passato già un po' di tempo, io non so a quanto stiamo di registrazione. Ma ora senza il taglio 16 minuti, ma non è tanto. Ok, vai, okay. Dobbiamo tendere a fare episodi lunghi. Sì, certo, però... Io mi devo ritippare da te perché non ti vedo. Lo so. Però dobbiamo aggiustarla sta cosa. Sì, dobbiamo andare più insieme, c'è un problema, non andiamo insieme. Ma non ti perché i ragni mi attaccano la vista. No, basta che non è importante se sia notte o giorno, è importante se sia buio o se ci sia la luce. In caverna ti attaccano sempre i ragni. Quando siamo entrati era notte, adesso sarà giorno. Non lo so, andiamo a cercare un'altra caverna, torniamo all'entrata, come facciamo? Stava per finire tutta la vanilla, perché se io morivo in questa cosa... No, potevamo fare il portale, ma va a fare un bagno. Trovato una bella caverna di dripstone. Sommersa. Tranquillo, l'esploro io, casomai, se è sommersa. Ragazzi, c'è stato il culo della vita. Ah? Voi non avete idea del culo che abbiamo avuto. Cioè... Che hai avuto? Cosa è successo? Lo vedrai nel video. Ho capito. Wow! GG a me che rompi lapis a mano. Sto rompendo un lapis a... No, ci stavo provando. Questa è molto bella come caverna. Ti tippo? È sommersa. Sì. Io non sto trovando niente. Che ce l'è? No, così. Puglak. Che ce l'ha S in teoria. Che ce l'ha S? Sì, è così. STP Puglak. Che ce l'ha? Ok. Andiamo. Vamos. Ma tu non hai visto dei diamanti ben in vista che erano qua sotto? Anche qua ci sono dei diamanti ben in vista. Bene, tu prendi quelli, io sto qui a questi. Così abbiamo un piccone. Due diamanti. Due? Vieni per qua, mannaggia voi che gli accurati. Cioè noci. Sì, io tra non troppo dovrei anche andare, quindi... Altri diamanti? No, ma tranquillo, abbiamo quasi finito. Cioè, l'obiettivo del giorno era trovare i diamanti e ci siamo riusciti al 100%. Bene. Magari poi perché adesso devo andare a nuotare, capito? Poi magari quando torno dal nuoto, se ho del tempo, potremmo... alle 5 tecnicamente viene il mio amico a chiamarmi, andiamo. Tecnicamente però dopo nuoto dovrei... No, Pablo, ma tu non hai idea, altri 3 diamanti ho trovato. Dici. Dopo nuoto però dovrei avere qualche minuto per fare la registrazione del mondo con le mod, per presentarlo. Sì, sì. Poi, fine. Ma secondo me sarà una cosa gradita come idea. Speriamo. Secondo è un mod pack ibrido che però è venuto molto bene. Ho trovato... No, ma io non ci posso credere. Ci sono diamanti qua, diamanti là. Io torno indietro perché ti ho perso. No, non venire, ci sono troppi diamanti, è buggata sta zona. Guarda, ma che bello! Ah, non sai su Bedrock una volta quanti ne ho trovati. Ma io mi sono estremamente perso. Sono un bimbo di Minecraft. Mi tippi per favore? Ci stiamo tippando un po' troppo purtroppo. Secondo me sì. Vabbè, poi paghiamo. Però è necessario. Abbiamo questa strategia. Se ci tippiamo dobbiamo pagare almeno un diamante a testa. Wey, troppo, adesso no. No. Questa regola entra in vigore tra un po'. Puglak. Ok, Ari. Siamo già... Ho trovato in tutto, ora ho 11 diamanti. Perfetto. Ci facciamo pure il corsetto, allora.
Sì, io mi faccio il corsetto che sarebbero 8. No, sì, 8, giusto. No, 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 no. Io ne ho altre 5. Sì, tranquilla, respirazione. Sono già dentro. Stavo per fallire. Qua c'è uno sbocco d'aria. Che ricordiamo che non è il vomito. Vabbè, direi che questa esplorazione è andata bene. Va bene, dai, sì, sì. Poi magari adesso non torniamo nemmeno a casa e il prossimo episodio ci rivediamo qua, eh? Così magari continuiamo qualcosina, perché ho davvero i minuti contati adesso. Vabbè. Avanti! Lode. Ma io vabbè, ora off camera vado a cercarne altri. Va bene, io invece devo andare. Vabbè, allora ragazzi, okay. Ci vediamo in un... Aspetta che ho visto un creeper, mi dà video. Perfetto. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Scrivete, creare le campanelline e ci vediamo in un prossimo video. Ricordatevi di mettere la vostra votazione nei commenti. È uscito. Va bene. Vabbè. Ciao ragazzi. Ciao ciao.